delle interessanti intersecazioni familiari, diciamo, ma non voglio spoilerare, non voglio anticipare nulla perché avremo il regista per un po' che ci dirà. Sì, abbiamo il collegamento con noi e diamo il benvenuto qui e lo ringrazio fin d'ora al grande regista Matteo Parrucini. Grazie qui di essere qui con noi. Grazie a voi, Mario Parrucini. Mario. Ma grazie. Comunque questo è un errore che ha fatto il Mattino, cioè un giornale ha fatto l'errore che ha scritto questo nome, quindi vi comprendo. Buonasera a tutti. Buonasera Mario. No, ma Mario a tutti gli effetti. Sì. Comunque, casse d'eccezione, Enrico Loverso, Rosaria De Cicco e veramente... Vabbè, Veronica sì, Caterina Anzati, Veronica Maia, Pietro De Silva... Insomma, devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi artisti e quindi è stato sicuramente molto molto stimolante. Emilio? No, appunto, io stavo parlando, però non volevo spoilerare Mario, quindi chiaramente se ci vuoi dire tu qualcosa di questo film, di questo dramma, di questa, definiamola commedia, anche se, sì, anche se ripeto, secondo me ha delle intersecazioni abbastanza interessanti e psicologiche anche se vogliamo, però lascio a te la parola. Sì. Sì, ti ringrazio molto per questa osservazione che è vera, la condivido e insomma, magari adesso è un film che nasce intanto con un film abbastanza travagliato, diciamo, nella genesi, nasce con una vocazione assolutamente di racconto del territorio cilentano, insomma, quindi diciamo che in qualche modo veniva proprio da questa necessità di raccontare uno dei posti più belli d'Italia, insomma, ne abbiamo tantissimi, ma insomma, il Cilento probabilmente è uno di quelli meno noti, meno gettonati, e quindi c'era stata questa richiesta di voler raccontare questo posto, e quindi nasce con questa vocazione, si vede, si sente nel film. In più, appunto, la prima stesura di una sceneggiatura nella quale poi sono subentrato mi ha portato a fare delle modifiche, dei cambiamenti, perché per la mia natura raccontare una storia significa quello che poi vediamo nel film, insomma, andare un po' anche più in profondità nei personaggi, nel raccontare delle storie con dei temi importanti. E il film si racconta insomma di questa ragazza che appunto deve fare, a un certo punto si ritrova a guardarsi allo specchio nel momento di una scelta importante e cerca di riscoprirsi, di ritrovarsi. Il film è un film che parla appunto di uno dei temi a me molto cari, che è quello della scelta, e quindi il fatto di dover scegliere, di poter scegliere, fa di noi degli esseri umani che decidono per la loro vita, insomma. E Mario, qual è il set che ti ha colpito di più? Il set, dici, del film? Sì. Beh, guarda, ce ne sono stati molti. Mi ha colpito di più da un punto di vista fisico, nel senso, per quanto riguarda l'impegno fisico, perché su questo film mi sono occupato anche della direzione della fotografia, quindi ero anche alla macchina da presa. Insomma, avevamo una scena con 9 attori in una barca molto piccola, e quindi è stato abbastanza impegnativo. E altre scene molto molto belle sono, per esempio, una scena che fra l'altro che ho scritto durante la lavorazione, perché mi mancava un pezzo, che è, diciamo, una scena molto importante di un'evoluzione che poi non voglio spoilerare manco io. Certo. C'è una scena molto molto toccante che ci ha fatto piangere tutti mentre la giravamo, insomma. Senti, la magia di Marina di Camerota? Beh, è un posto meraviglioso, devo dire che sono stati tutti molto molto, poi gli abitanti sono meravigliosi, noi siamo stati in questo posto dove ci hanno accolto con grandissimo affetto, tutti quanti disponibili, tutti quanti sempre pronti a dare una mano, e poi il posto era una roba pazzesca, veramente io non lo conoscevo, quindi per me è stata proprio la prima volta che andavo nel Cilento e a Marina di Camerota, mi sono innamorato. Emilio? Intanto dico che mi sembra ovvio che si sia innamorato, questo è poco ma sicuro, conoscendo Camerota. Allora, guarda, io voglio essere un po', sai, deve essere sempre qualcuno che mette un po' di peperoncino, no, sulle cose. Bene, bene. Voglio una tua opinione, ovviamente, perché ho letto un po' di cose, di critiche, come al solito, sul film. La cosa che un po' mi ha colpito e mi ha lasciato un po' perplesso, perché ti devo dire la verità, io il film non l'ho ancora visto, quindi non mi piace poi, senza aver visto, poter commentare, però ho notato che chiaramente i personaggi sono tantissimi, e tra le cose che ho letto
Qualcuno avrebbe detto che probabilmente sono troppi, che forse con la metà dei personaggi e delle sottotrame sarebbe bastato per comunicare, diciamo, un po' l'amore di questi autori per Lembo dalla Terra, la storia e tutto. Assolutamente quello. D'accordo. E io volevo sapere cosa ne pensavi te di questo, non dico neanche critica, di questa osservazione che è stata fatta da qualcuno. Sai, è una critica, ma è anche giusta. Io le critiche che ci sono state le ho lette e in qualche modo le condivido, ripeto, non, poi purtroppo nel momento in cui un film esce non, nessuno è tenuto a sapere il perché, il per come, tutta la genesi, le difficoltà, quindi è chiaro che uno si basa su quello che vede ed è giusto così. Certo, non sa quello che è successo dietro. Assolutamente no, ti ripeto, io sono assolutamente d'accordo su questo, io avrei sicuramente messo, se avessi potuto avrei tagliato almeno la metà di alcune subplot che assolutamente non si riescono a sviluppare, quindi ad esaurire, ma quindi restano sospese, quindi lo capisco. Ci sono purtroppo dinamiche nella realizzazione di un film che vanno un po' oltre anche al regista, quindi No, ma guarda, io la domanda l'ho fatta perché siccome conosco l'ambiente, perché ho due zii che lavorano nel cinema, una ha collaborato anche con Fellini, quindi ho partecipato delle volte ad alcune cose, quindi capisco esattamente quello che tu stai dicendo, però ovviamente volevo la tua opinione perché ripeto, sono assolutamente d'accordo. E poi una seconda curiosità che ho particolare, perché veramente i personaggi sono tanti, ma la cosa che ho notato è che c'è stata quasi una sinergia tra una serie di attori, diciamo, più famosi, più esperti, come Rosario De Cicco, Enrico Loverso, Veronica Maggi e Piero De Silva, con molti attori più giovani, che non dico che siano inesperti, che hanno lavorato anche loro, ma sicuramente molto più meno conosciuti, come la stessa Caterina Misasi, Emiliano De Martino, Valentina Corti. Allora voglio chiedere, come regista, come ti sei trovato? Hai notato una sinergia tra loro? Ti sei trovato bene a riuscire a legarli? Hanno legato? Perché è una curiosità questa, Sono sicuro. No, assolutamente. Devo dire che comunque anche gli attori più giovani, quelli che insomma stanno crescendo adesso, sono comunque dei grandi professionisti, come lo sono appunto gli attori più esperti, no? Più maturi, che hanno più esperienza. E fra di loro c'è stata una grandissima sinergia e chiaramente il lavoro mio era anche quello di farla creare questa sinergia, no? Di metterla in moto. Lì è la bravura del regista, chiaramente. È quello, bravura, non lo so, diciamo che mi sono impegnato, adesso la bravura aspetta agli altri dirlo, insomma, è un film complesso, quindi è difficile anche, no, vedere alcune sfumature che però chiaramente nella mia testa ci sono. Metterli insieme è stato complesso, ma cioè, credo che questa cosa di farli interagire ed equilibrare un po' alcune dinamiche sia riuscita. Allora, Mario, mi ha anticipato un po' Emilio, ma io ho in testa un quiz, un gioco, ecco, tanto per fare anche qualcosa di diverso. Okay. Allora, prima di tutto grazie a Pietro De Silva, prima di tutto grazie per il contatto. Grandissimo Pietro, lo salutiamo. Grande Pietro. Abbiamo proprio creato un'autostrada, non solo, vabbè, fa parte della reazione, posso dire, perché... Allora, io inizierei proprio da Pietro De Silva, io vorrei con te un aggettivo secco e diretto che tu dai al cast. Inizio da Pietro De Silva. Okay. Pietro De Silva è spiazzante. Benissimo. Caterina Misasi. Straordinaria. Enrico Loverso. Un grandissimo professionista. Rosaria De Cicco. Chiaramente, aspetta, faccio una... non dico bravi a tutti perché no, ma c'è il gioco, però ecco, è simpatico. Rosaria De Cicco materna. Veronica Maglia. Sorprendente. Emiliano De Martino, caparbio. Valentina Corti, oddio, Valentina ha fatto un sacco di... Dobbiamo dire perché li sto usando tutti gli aggettivi. Spumeggiante, non so se posso... Ma ho finito il vocabolario, è colpa mia. Prendi Wikipedia. Valentina Corti è fresca. Noemi Cognini, sì, abbiamo lavorato pochissimo, però è stata comunque... Te li sto citando dal mio comunicato. Felice Avella è super professionale. Lucio Bastolla, grande disponibilità. Chiara Alberti anche lei molto professionale. E per finire Sebastiano Gavasso.
Sebastiano Cavasso è un tornado, però non è un aggettivo, lo so, però è, insomma, è stato molto... E per chiudere, e adesso, cosa, che aggettivo di fuori a Mario Parruccini? Paziente, Emilio, molto paziente. Beh, hai detto tutto. Abbiamo definito tutti quanti con gli ottimi aggettivi, quindi abbiamo fatto un quadro completo del cast, secondo grande, me. Grande, Emilio. Magari adesso il grande Mario Parruccini, ringrazio ancora Pietro De Silva che ci ha dato questa opportunità. Non grazie, solo riuscirà al cinema, dovrebbe uscire al cinema a Roma nel mese di ottobre, quindi insomma vi faremo sapere. E ritorneremo con te. Benissimo, grande, io ti ringrazio veramente di cuore di essere stato qui con noi a Terza Pagina Magazine. A presto, noi andiamo in break, grazie, e poi ritorniamo. Grazie Mario, grazie Mario. Break, ritorniamo sempre qui a nonellaradio.it a Terza Pagina Magazine.